sorrivo mi alzi in piedi che non riesco seduto. Io cerco di parlare pochi minuti perché mi sembra che le relazioni che mi hanno preceduto siano state così ricche di spunti che è inutile farla molto lunga. Una cosa doverosa, io mi sento molto emozionato a parlare questa sera a un evento organizzato nel nome di Araldo. Io sono andato via da Ancona agli inizi degli anni Ottanta, per un lungo periodo di tempo non mi sono fatto più vivo. Una cosa che io ricordo di Araldo tra le tante è che oltre al tema dello sfruttamento del lavoro, lui aveva una grande passione per il concetto del lavoro, la qualità del lavoro, e io ricordo questa cosa che facevo insieme e che durò credo un anno, in cui ci vedevamo di pomeriggio, la sera a casa sua eccetera, per scrivere un lungo saggio che originariamente doveva essere una sorta di storia delle lotte operarie al cantiere navale, ma che poi grazie a lui divenne una storia dell'organizzazione del lavoro, di quello che il contributo che i lavoratori davano alla progettazione, costruzione della nave, di tutte le varie parti eccetera eccetera. Arrivavamo a fare i disegni dei layout eccetera eccetera. Cioè lui aveva ben in mente, perché poi è lì che lavorava, quanto fosse importante il valore del lavoro, e se sentiamo e pensiamo a quello che è stato detto da Pier Antonio, da Francesco Garibaldo circa diciamo la estrema marginalizzazione del lavoro attuale, lo svuotamento, no, del lavoro così come adesso avviene, insomma questa cosa mi fa pensare tanto. Poi quel lavoro finì che la facevo così lunga che la fabbrica, che la rivista che aveva pubblicata chiuse nel frattempo, quindi non riuscivo più a pubblicarlo. Detto questo, il ruolo che Daniele mi ha chiesto di svolgere è quello di cercare di disegnare una specie di cornice macroeconomica, quanto abbiamo detto, no? Quindi io non tornerò su questi temi, ma sul fatto che se l'arrivo di internet nelle aziende, che è diciamo stato definito come il termine Industry 4.0, è una minaccia per i lavoratori, e lo abbiamo sentito, è una minaccia anche per le economie e per i paesi. E non è un caso che il termine Industry 4.0 nasca in Germania, peraltro un po' di anni fa, perché è stato annunciato nel 2011, se non vado errato. E forse, ma questa è una piccola parentesi, magari si dirà alla fine, non è nemmeno un caso che in Italia si sta facendo grande mistificazione, Industria 4.0, Industria 4.0, cioè nasce in Germania perché voi provate a pensare cos'è stato l'arrivo di internet fuori dal mondo dell'industria, nel mondo, chiamiamolo social, che noi abbiamo vissuto, Apple, Facebook, Amazon, eccetera, eccetera. È stato un cambiamento radicale, repentino, delle regole del gioco e di anche i nostri sistemi di vita, con l'ingresso e l'arrivo dal nulla di operatori che hanno distrutto i vecchi sistemi di business. Qui ci sono nomi che ormai non esistono più, Kodak nella fotografia, Motorola e Nokia nei telefoni, e via discorrendo. Non è un caso che è proprio la Germania che si preoccupa per prima di questo avvento di internet nell'industria, perché la Germania ha capito che nell'industria accadrà la stessa cosa, e la Germania, guarda caso, è uno dei leader mondiali nella produzione di macchinari per l'industria. E quelli che vede come le minacce, da dove, diciamo, i luoghi di provenienza della più grande minaccia, sono quelli dove i grandi player di internet stanno muovendosi verso l'industria, e sono gli Stati Uniti e sono la Cina. La Cina ha il più grande numero di web platform al mondo, seguita dagli Stati Uniti. In una inchiesta fatta lo scorso anno da
un operatore indipendente americano, la Germania risultava avere una sola piattaforma di una certa significatività, la Cina ce ha 56, cito a memoria. Quindi, voglio dire, la Germania si rende ben conto, ma quali sono le minacce, non parlando più del lavoro, ma parlando dell'economia e di un paese che l'avvento di internet porta? Allora, innanzitutto è proprio quello che ha detto Antonio Di Stasi prima, mi è piaciuto moltissimo, ci vorrebbe una Facebook diversa, no? Cioè, quello che la Germania intende fare con Industry 4.0, credo che non ci riuscirà effettivamente, ma quello che vorrebbe fare è proprio esattamente questo, cioè sdoganarsi da operatori come Amazon, come Google, eccetera, eccetera, per creare delle proprie piattaforme, per creare dei propri standard di comunicazione che la rendano indipendente dai colossi di internet. Perché tu hai ragione, cioè stiamo arrivando a dei monopoli di dimensione impensabile. Probabilmente voi sapete che Amazon, che è molto grande e riconosciuta nel mondo dei libri, eccetera, eccetera, della distribuzione di libri e altre cose, adesso anche i prodotti freschi, eccetera, però in realtà, se andate a vedere il conto economico, il bilancio, loro guadagnano da una cosa che si chiama Amazon Web Services, che è il clouding. Sono i più grandi operatori nel clouding, cioè nella infrastruttura informatica, e ci sono milioni di aziende, migliaia, scusate, di aziende negli Stati Uniti, ma in modo crescente anche in Europa, che utilizzano il cloud di Amazon invece che investire in propri centri informatica, come tutte le aziende utilizzano i telefonini cellulari con il sistema Android o Apple, no? BlackBerry è drasticamente fallito. Come, e qui mi porto al secondo aspetto dei rischi. Allora, se da un lato ci sono questi monopoli, dall'altro questi monopoli producono ancora di più concentrazione delle tecnologie, no? Se noi vediamo appunto BlackBerry, secondo me era impagabile come sistema di posta elettronica, ma non ha resistito, perché queste tecnologie che originariamente, voi ricorderete quando internet nacque, si considerava una tecnologia democratica, orizzontale, ha ragione Francesco Garibaldi, le tecnologie dipende come si utilizzano, non è stata sicuramente utilizzata in modo né orizzontale né democratico. Quello a cui si sta assistendo adesso è che c'è non solo una crescente concentrazione in pochi gruppi delle tecnologie, ma anche all'interno dei paesi più evoluti. Ci sono poche aree dove le tecnologie dell'informazione si insediano, mentre il resto delle aree territoriali si spopolano. C'era un articolo recente, non lo so, su l'Economist o su The Guardian, che faceva un racconto su quello che è accaduto negli ultimi 20 anni negli Stati Uniti. Di fronte a una presenza di un centinaio di poli industriali 30 anni fa, adesso ce ne sono solo una decina specializzati nelle elevate tecnologie. Quindi grandi concentrazioni e monopoli, potere su tecnologie proprietarie, leggi, Amazon, Google, eccetera, squilibri territoriali, sono, diciamo, minacce sufficientemente forti per far muovere un paese come la Germania e dire fermi tutti, io devo fare un piano di politica industriale che credo sia il più ambizioso che un singolo paese abbia mai fatto, no? E fa Industry 4.0. Dopodiché, a distanza di un certo numero di anni, viene fuori il governo italiano che dice faccio Industry 4.0, grande campagna, eccetera, eccetera. La Marianna Mazzuccato, che è un'economista abbastanza seria, scrisse a Calenda dicendo ma questi sono pochi penny, no? Perché lei sta in Inghilterra, questi penny sono i nostri centesimi, perché diciamo l'ordine di grandezza è di niente a confronto, perché mi pare che l'Italia sia circa 10 miliardi all'anno, Germania fa solo di pubblico, senza considerare il privato, circa 40 miliardi l'anno di investimenti per un numero di anni
molto lungo. Ma adesso, al di là di questo, se vogliamo, questa è l'ultima cosa che dico, provare a pensare cosa potrebbe accadere nel passaggio di internet e dell'industria manifatturiera all'Italia, in questo momento un po' di preoccupazione ci deve venire, perché se quelle minacce che descrivevo sono vere e tanto vere da preoccupare un paese come la Germania, che è leader nei mercati mondiali, e noi invece magari iniziamo a pensare alle debolezze endemiche dell'Italia, la piccola dimensione, che guarda caso è il contrario della concentrazione, eccetera. Tutto il problema che abbiamo avuto della crisi dei distretti, degli squilibri territoriali, e guarda caso stiamo vedendo che di nuovo queste tecnologie portano, lo sviluppo di queste tecnologie porta ancora ad ampliarsi di questi squilibri territoriali. Se pensiamo che non abbiamo grande azienda, no? Perché è finita l'azienda di Stato, le aziende private ormai o non ci sono più, sono tutte in mano straniera. Ecco, allora cosa potrebbe accadere realisticamente? Che l'Italia venga progressivamente marginalizzata, con un ruolo che già in parte sta avvenendo in Emilia-Romagna. Francesco, correggimi se sbaglio, la presenza tedesca delle imprese della meccanica e meccanica legata alla motoristica è già fortissima. Quindi potrebbe accadere, da un lato diventiamo delle appendici di un sistema tedesco più evoluto, e dall'altro, e qui concludo, potrebbe avverarsi questo richiamo, che io non capisco da che parte avviene, ma che è pericolosissimo, di dire lasciamo alle forze del mercato quello che il mercato deve fare. L'Italia non è un paese industriale, l'Italia è un paese dove c'è turismo, dove c'è arte, dove c'è food. È la cosa che più in questo momento io temo, perché mi sembra che il governo la sposi in modo abbastanza forte, e perché è una cosa sbagliata, nel senso che l'Italia è ancora il secondo paese più grande in termini di industria manifatturiera in Europa, sia come PIL che come numero di occupati, perché è il quinto o sesto a livello mondiale, perché abbiamo tante eccellenze, e questo richiederebbe delle politiche molto aggressive, non solo in termini di dimensione degli investimenti, ma di direzione dell'area di investimenti, che diciamo il piano Industria 4.0 almeno prende in considerazione, perché è fatto solo di qualche incentivo fiscale per vendere un pochino più di macchinari. Quindi, scusate la frammentarietà dell'intervento, ma il messaggio vuole solo dire: andiamo verso una situazione preoccupante dal punto di vista dei rapporti di lavoro. Questa situazione ha dei risvolti macroeconomici da considerare molto seriamente, e che in Italia potrebbero avere dei risvolti e degli impatti ancora più preoccupanti, a meno che qualcuno un giorno inizi a fare una politica industriale, che purtroppo nel nostro paese manca da parecchi decenni. La conferma, Fabio, di quanto tu dicevi adesso, basterebbe offrire lo studio del caso Fabriano a chi sostiene che vabbè, se non abbiamo più l'industria, però poi turismo, food, eccetera, basterebbe portare a studiare il caso Fabriano negli ultimi 10 anni e vedere quale distruzione sistematica, senza aver sostituito con altro di nuovo, è avvenuta. Allora, l'ora è quella, perché qui si sta scoprendo, anche magari domande insomma precise, curiosità oppure interventi a chi lo chiede, lasciando in stato di quello che lui ci ha detto prima. Allora, scusa, prego. Il caso Fabriano significa una grandissima deindustrializzazione? Assolutamente sì, intendevo dire che Fabriano, che è stata per decenni, dagli anni 60, soprattutto 70, fino a, diciamo così, l'emblematica
esplosione della regressione è stato il fallimento di Antonio Merloni, quindi siamo al 2008, anche se normalmente era già tutto iniziato prima. Oggi Fabiano, che aveva un praticamente tasso di disoccupazione migliore di qualsiasi posto negli Stati Uniti, un'altra parte del mondo, eccetera, c'aveva il 58% dell'occupazione, dove c'era una piena occupazione e immigrazione a tante reparti, era dentro la manifattura quasi tutta dal meccanico. Oggi a Fabiano ha i tassi di disoccupazione che sono nettamente superiori alla media nazionale, e se uno frequenta Fabriano, giri, parli con la gente, e le ripercussioni negative sul tessuto sociale, su quello commerciale persino, negozi che hanno chiuso anche dentro la città, eccetera, sono a portata di mano. Ci sono ancora i soldi disponibili, milioni di euro per l'accordo di programma con cui si pensava di rilanciare le cose fra i cammini francescani, gli agriturismo, tutte queste cose qui, che stanno fermi lì, che nessuno utilizza, cioè non è nato nulla. Quindi, questo senso intendevo, se qualcuno si illude che una volta che, come dire, cancelli la tua capacità industriale e manifatturiera con quello che dava l'occupazione, domani non sarà più così. Per una fabbrica che chiude, quanti agriturismo, quanti ristoranti dovresti aprire? E chi va a spendere? Con quale reddito in quegli agriturismi? Cioè, se ti chiudono le fabbriche a centinaia di persone e non hai più nemmeno gli ammortizzatori sociali, quale ricchezza prodotta da chi poi si va a consumare? E poi il che produce un metalmeccanico uguale a quello che produce un cameriere. E anche il salame fabriano sta tanto bene. Questo è grande, questo è grande. La qualità è sempre quella. No, questo per dire che rispetto a affermazione sua è un caso da laboratorio, che poi attualmente in grande, chiaro, potrebbe anche. È vero che in Italia non abbiamo più una politica industriale. Io faccio sindacalista da tanti anni, ormai da tantissimi anni. Quando andiamo a Roma non mi è mai capito, per ogni vertenza delle grandi imprese, eccetera, non mi è più capitato di poter fare una discussione che abbia a che fare con una qualche idea politica industriale. Nel mio dei casi ammortizzatori sociali, finché ci stanno e quando ci stanno. Quindi il MIS, il Ministero dello Sviluppo Economico, è diventato un'agenzia. Oh, esatto! Gli acquisti, vendite e acquisizioni di aziende, questo è purtroppo. Quindi, ecco, io quando dicevo all'inizio, qui da noi si è strappato l'industria 4.0, sono perfettamente d'accordo dal punto di vista della mia esperienza, io non sono uno studioso come loro, un ricercatore, però credo che qua c'è una discussione molto da sprodurre. Mentre quella tedesca è tutto un altro discorso, prego. Io di solito non parlo mai perché sto dietro la telecamera, e però mi ricordo un po' di Arando gli ultimi anni 90, i primi anni 2000, quando ho cominciato a interessarmi di inquilini, eccetera. Io ho una domanda che volevo fare un po' a voi. Penso che le parole interessanti qui stasera siano state, no, quello che ha detto l'avvocato Antonio Mistasi, redistribuzione della ricchezza. Poi ho sentito da te dal professore logaritmi sui basi ai quali viene calcolata lo sfruttamento del lavoro. E poi infine dal professore il PIL. Allora forse ci sono degli occhiali in base ai quali noi guardiamo l'economia, sbagliati, no? Quello che diceva, noi misuriamo con il PIL tutto quello che è utile all'economia, ma non è funzionale all'uomo, alla persona. Se gli occhiali con cui guardiamo l'economia sono il profitto, è chiaro che il profitto va solo a beneficio dell'industria, più sei grande più profittirai, quindi tutto quello che si guadagna va alla chi è in grado di produrre di più
in questi ultimi anni noi abbiamo prodotto più lavoro, più case, però ci sono case vuote e senza persone dentro, persone senza case. E abbiamo più prodotti, ma i prodotti li buttiamo via, abbiamo un sacco di spazzatura in giro, abbiamo un mondo inquinato. Quindi, visto che secondo me, io chiedo a voi, è forse il caso di cominciare da quella nostra Costa Vittoria sulla Costituzione? La Costituzione dice che l'articolo 1, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo, quindi persona. O abbiamo un governo che mette la persona, il lavoratore, al centro dei discorsi, e allora facciamo un discorso che l'economia deve seguire la persona e il benessere della persona, non il profitto. Se tu industria mi metti al centro l'operaio, la persona e il suo benessere al centro della tua giro di affari, il profitto poi viene di conseguenza, ma al centro ci deve essere la persona e il benessere che porta la tua azienda a quella persona e al mondo circostante. Non può essere solo profitto che viene a te, se no accumuliamo masse di denaro e c'è il problema, come diceva Stasi, della redistribuzione. La sinistra, questa sinistra, voi avete magari delle visioni più globali, se ripone questi discorsi, tra poco andremo a votare. C'è qualche formazione che questi discorsi del mettere l'uomo, la persona al centro, l'ambiente, e se li pone nel programma? Ecco, vi chiedo un po' di chiarirmi queste idee, grazie. A proposito del Papa Francesco, diamo parola a Francesco. Io una sola roba, secondo me è ora che quando si fa queste ci sia una relazione sulla riduzione del lavoro. Uno esperto di questa cosa, io ho letto lì a voi a Bologna, all'università, c'è dei professori che stanno studiando questa cosa, ho letto sul Manifesto, sulla Repubblica, che non è una roba poi così complicata e difficile, ci sarebbe anche i soldi per farlo. Voglio partire da quello che diceva il cameraman, non so come ti chiami. Perché è un modo anche per rispondere a quello che non poi è dovuto andare via, insomma, che qualcuno magari glielo può riferire. Allora io credo che noi dimentichiamo troppo spesso il fatto che noi viviamo in un regime capitalistico e che questo non è un dato naturale, ecco, cioè è una situazione nella quale noi ci troviamo a vivere, però non possiamo dimenticare che viviamo in un regime capitalistico. Allora se partiamo da questa cosa, tutto il discorso sul reddito di cittadinanza, il discorso sulla disoccupazione e così via, cambia molto di prospettiva. Io penso che sostenere che nel futuro non ci sarà il lavoro lo si può dire solo presupponendo che continuerà a esserci una società capitalistica in cui dominante è il profitto. Se noi togliamo questo presupposto, dire che non c'è il lavoro è una stupidaggine di proporzione infinita, cioè, nel senso che nel mondo c'è un bisogno di lavoro senza fine. E certo, è un lavoro che non necessariamente produce un profitto. Se io decido di investire, per esempio, su una cosa a cui tutti siamo sensibili, e cioè la nostra salute e la possibilità di vivere meglio di più, per esempio, un investimento di questo genere può dare occupazione a una larga parte dei giovani per i prossimi 100 anni. Certo, per fare un investimento di questo genere devi ragionare che non stai facendo un investimento per produrre profitto, ma non è che questo non è lavoro. Se io mi occupo in Italia per i prossimi 30 anni di mettere a posto il paese rispetto ai terremoti, alle alluvioni, alla cosa di questo genere, e a fare delle città in cui si possa avere una mobilità che funziona, io do da lavorare da quello che deve sterrare la strada all'ingegnere per altri 30 anni. Quindi dire che noi dobbiamo organizzarci per affrontare il fatto che non c'è il lavoro, io lo trovo una cosa del tutto sbagliata proprio sul piano politico. Cioè
noi dobbiamo sostenere esattamente l'opposto, cioè che è possibile costruire del lavoro senza fine. Bisogna incominciare a costruire aree della società in cui il criterio non è il profitto. Se, allora l'idea che io devo incominciare a entrare nel reddito di cittadinanza, io da questo punto di vista non sono d'accordo, cioè nel senso che un conto è che di fronte alla gente che fa la fame io devo avere degli interventi sociali per impedire che la gente stia male, questo è sacrosanto, lo fa sempre, comunque, quando ce n'è bisogno. Ma teorizzare che il futuro sarà fatto di pochi che lavorano e di molti che sopravvivono perché gli è dato un assegno, io lo trovo un futuro terrificante. Cioè l'idea che uno pensa una cosa così è una cosa terrificante. L'unico esempio che mi viene in mente è la Roma imperiale, dove c'era una plebe infinita che veniva dato il pane che non rompesse le coglioni. Io, questo è il mondo che dobbiamo lottare per un mondo così. Io lo trovo una cosa fuori dai conti. Quindi penso che noi dobbiamo fare un ragionamento in cui la lotta per trasformare una società capitalistica in qualcosa di diverso rimanga un punto di riferimento. Sull'orario del lavoro, secondo me bisogna considerare due cose: che le trasformazioni che stanno avvenendo in questo momento permettono certamente di fare un intervento sull'orario del lavoro. Io non credo che sia utile pensare a una rivendicazione generalizzata uguale per tutti. Bisogna pensare agli interventi che accompagnano il processo di trasformazione, cioè devono essere mirati. Perché? Perché oggi, se ci pensi, è paradossale. Noi non abbiamo il problema di lavorare meno in questo momento, abbiamo il problema che manca il lavoro. E quindi tu devi essere in grado di fare una politica in cui, da una parte, ti batti per costruire delle occasioni di lavoro, dall'altra, dove tu hai degli interventi di tecnologia particolarmente importanti, dove c'è un problema serio, allora lì tu puoi fare degli interventi mirati, anche forti, di riduzione del lavoro. Io sono assolutamente convinto che questa è una possibilità. Sono cose che abbiamo fatto anche nel passato, cioè di fronte a determinati investimenti di alta tecnologia, noi nel passato abbiamo contrattato di avere delle riduzioni a 32, cioè da me a Bologna sui tre turni si lavorava 32 ore. Perché? Perché era un modo di accompagnare, di affrontare, di affrontare le trasformazioni. Quindi sì, io penso che questo è un tema che debba tornare a essere sul tavolo. Non credo tanto a queste soluzioni miracolistiche di tagliare più. Mi agitavo semplicemente perché volevo dire che ero d'accordo con Francesco sul reddito di cittadinanza, di sopravvivenza, eccetera, che secondo me sarebbe spaventoso e la cui origine è molto sospetta, peraltro, perché viene proprio da quei cultori, ideologi di internet che immaginano questa società in cui dice non ci sarà più il lavoro e tutti potremmo giocare, no? E io dietro questo giocare sento, percepisco un discorso di manipolazione che peraltro sta manifestandosi in modo molto chiaro adesso e che ovviamente snaturerebbe le caratteristiche dell'uomo. Volevo solo dire questo, sono d'accordo. Beh, come Araldo noi vorremmo che i mezzi di produzione siano nelle mani dei produttori, nel senso di chi lavora. Vorremmo la socializzazione, non vorremmo la proprietà privata, è chiaro. Ecco, nel momento in cui però scegliessimo una strada socialdemocratica, cioè di compatibilità, per cui il capitalismo sì, però tu attraverso il lavoro mi dai redistribuzione di ricchezza, allora però dobbiamo comunque affrontare le condizioni anche storiche date nell'attuale momento, nell'attuale fase. Quindi io credo che tutto passi attraverso un governo sociale dell'economia,
perché ci sia il governo sociale dell'economia perfetto, occorre una rivoluzione socialista. Due cose semplici. No, sono due cose semplici, ma sono due cose che però da troppo tempo non ci diciamo. Nel senso che giriamo intorno, parliamo di sovrastrutture, di persone, eccetera, nessuno. Siamo vicini. Nemmeno il PC ci dice che bisogna partecipare alle elezioni, ma prendere le armi e conquistare il palazzo di Bello. Ma perché il PC non ci dice? Non si può vincere, non si può ammazzare te. Certo, sono stato obiettore di coscienza, quindi... quindi ho fatto una dichiarazione un po' spinta, forse. Un po' spinta in cui perché appunto vorrei vedere tutti questi avvocati con le armi in mano che gli avvocati non facevano ci lanciano i domi però dico in un incendio la gente si spaventa più che vedesse un'arma forse un po' di mano adesso molto pesante no vabbè quindi io per carità posso aver dato l'impressione di sostenere tesi che oggi per esempio sono il cavallo di battaglia di alcuni partiti post ideologici partiti cioè che non si sa nemmeno perché vabbè, tra di noi ce lo diciamo no? Movimento 5 Stelle per esempio domani tra l'altro un'allieva di Araldo, Daniela, che era pure qua, si è fatta promotrice di una riflessione, di un convegno sul reddito di cittadinanza nella sala sotto Piazza Roma. Movimento 5 Stelle, lei è una consigliera comunale del Movimento 5 Stelle. Ora, è chiaro che quando io ho saputo che un... diciamo iscritto al Movimento 5 Stelle non sa e non può sapere chi sono gli iscritti al Movimento 5 Stelle nella sua città perché è segreto, io ho capito che c'è qualcosa che non va, che non va. E quindi è chiaro che un'idea di reddito, di distribuzione reddito, reddito sociale, di cittadinanza così è sicuramente strumentale. È un modo strumentale, esattamente come il governo della formazione politica, per cui tu nemmeno. Tra l'altro mi hanno spiegato che io ho votato in alcuni casi anche Movimento 5 Stelle perché è stato un voto di protesta e un voto utile, nel senso che al Senato, per il Senato delle scorse elezioni politiche, l'unico voto utile possibile per segnalare qualcosa era il Movimento 5 Stelle. È chiaro che poi ho votato alla Camera i partiti che almeno nel nome hanno la parola comunista, però voglio dire questo, quando tu presenti una lista per le elezioni comunali di Ancona, la tua lista e il tuo nome deve essere validato da alcune persone dello staff di cui non si sa il nome. È una cosa, è un governo dei partiti politici da parte di un algoritmo dietro cui però ci sono delle persone che stabiliscono dei criteri e poi dicono delle cose. Almeno in Corea tu sai chi è che... Esatto, in Corea del Nord però, siamo precisi. Allora, certo che noi dobbiamo rifuggire dalla strumentalizzazione di idee che possono avere una certa presa popolare, che distruggono invece le organizzazioni sociali, sindacali, politiche, però non è che noi possiamo limitarci a dire a vogliamo un mondo in cui si lavori di più, laddove il controllo dell'organizzazione della produzione è completamente a noi ignoto e di cui noi non controlliamo nulla.
Quindi quel che io vorrei dire è che dovremmo ragionare parecchio, studiare parecchio, approfondire molto. Per cui, come ci insegnava Rallo, dobbiamo sì far riferimento a giuristi, economisti, studiosi dell'organizzazione del lavoro, però dobbiamo anche avvalerci di informatici, di ingegneri, cioè noi dobbiamo conoscere, capire, approfondire, e a quel punto anche il tema dell'aumento delle occasioni di lavoro, riduzione dell'orario di lavoro, lavorare meno per lavorare tutti, distribuzione della ricchezza viene affrontato in una maniera diversa che quella degli occhi del tifoso o di colui che è legato a una certa idea, e quindi a prescindere dice sì e dice no. Perché io prima ho cambiato idea tre volte sul tema, e anche quattro, perché evidentemente una riflessione ti porta a certe conclusioni a seconda anche di alcune conoscenze o dati che hai o del momento storico. Per cui è chiaro che io vorrei tutti i lavoratori, e secondo quel che dice la nostra Carta Costituzionale, la ricchezza, la cittadinanza passi attraverso il lavoro. È un'idea socialdemocratica, mi sta bene, l'accetto, però è chiaro che nel momento in cui quei principi sono traditi, perché vengono meno le basi produttive di controllo dell'economia da parte dello Stato, anzi lo Stato non controlla più niente, c'è una evaporizzazione dello Stato, allora devo comunque sul tavolo mettere anche, ragionare di proposte diverse. Quando faccio l'avvocato, io normalmente come articolo la mia citazione, il mio ricorso, con una domanda principale: voglio il comunismo. Poi però faccio anche delle subordinate, per cui qualora non ci sia il comunismo, che ci sia un capitalismo temperato, controllato dallo Stato, socialdemocratico, e quindi che la ricchezza venga distribuita in base attraverso il lavoro. E però sono abituata anche a fare una ulteriore subordinata, e cioè iniziare a dire: va bene, allora se questo non me lo riconosci, però allora riconoscimi quest'altro. Ecco quindi, no? Una certa relatività e apertura mentale, come ci ha insegnato Aldo, che però deriva da uno studio, da una conoscenza tecnica e approfondita. E questo è quello che manca oggi. E questo è quello che manca oggi, anche nel dibattito politico, questo manca, perché nessuno parla di quel di cui abbiamo parlato noi oggi, e invece di cui noi abbiamo parlato oggi dovrebbe essere il momento di riflessione, ma anche al limite di divisione, ma solo su quello si costruisce una credibilità e una proposta politica, altrimenti andiamo verso una società degenerata, controllata da un occhio invisibile che ovviamente si impadronisce non solo del nostro corpo, ma anche delle nostre menti, e questo noi non lo vogliamo. Bene, grazie a tutti, buona serata. Grazie. Ho capito il